Anche in questo periodo festivo prosegue l'attività della Polizia di Stato a prevenzione e repressione dei reati legati alla detenzione e vendita di materiale pirotecnico. Nelle giornate scorse è stato controllato un capannone adibito ad attività commerciale nella zona industriale di Sassari. Gli operanti, giunti sul posto, hanno dapprima controllato gli scaffali dell'attività, nello specifico quelli adibiti alla vendita di materiale pirotecnico per accertarne la certificazione. Successivamente, dopo aver notato un dipendente che trasportava alcune scatole di materiale da un altro edificio adiacente, gli agenti hanno provveduto ad effettuare un controllo al fabbricato utilizzato come deposito. Il locale, in evidenti condizioni precarie e con copertura in Eternit, aveva al suo interno diversi scatoloni contenenti articoli pirotecnici. Il tutto appariva in pessimo stato di conservazione e custodito in promiscuità con altro materiale facilmente infiammabile, quali accendini, oggetti in plastica e tovaglioli. Considerato il concreto rischio di possibile esplosione di incendi ed accertato il precario stato dei luoghi, tutto il materiale corrispondente a 17 scatoloni con circa 50.000 artifici pirotecnici è stato sottoposto a sequestro ed affidato ad una ditta specializzata per la custodia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, per i rispettivi adempimenti di competenza. Considerando la situazione nazionale a proposito dei nuovi contagi della variante Omicron, con mezza Italia in zona gialla, Sardegna ancora non compresa, i sassaresi da oggi, soprattutto con la riapertura dei centri vaccinali e di prevenzione del Covid, fanno la corsa per le prenotazioni dei tamponi in farmacia e alle poste, come si può vedere anche dalle lunghe code in prossimità del Rizzeddu, sia per i tamponi che per il completamento delle vaccinazioni. Secondo il Ministero della Salute, i primi dati sull'efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l'efficacia dei vaccini nei confronti dell'infezione, della trasmissione della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. Per questo bisogna puntare alla terza dose, che riporterebbe tuttavia l'efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta, conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave. Nel frattempo, l'epidemiologo Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute, ha emanato un aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento. Sassari. Il 2021 si è chiuso con 1.317 nati, 5 in più rispetto a quelli registrati nel 2020, ma ancora lontani da quelli registrati nel 2019 in epoca pre-Covid, quando i neonati registrati nella struttura complessa di ginecologia e ostetricia della U di Sassari erano stati 1.452. L'anno appena mandato in archivio è stato un anno tutto rosa, le femminucce infatti sono state 672, mentre i maschietti sono stati 645, il numero dei parti spontanei sono stati 698, mentre 529 i cesarei. Si registrano inoltre 20 parti gemellari. Il nostro, vista la presenza della neonatologia del materno infantile, è centro di riferimento per tutte le patologie ad alto rischio per le donne in gravidanza, afferma il neodirettore della ginecologia e ostetricia della U di Sassari, professor Giampiero Capobianco. Inoltre, dal 2020 siamo anche l'unico punto nascita reparto Covid nel centro nord della Sardegna. Le donne positive al Covid che nel 2021 hanno partorito nella clinica della U di Sassari sono state 25. A trainare il numero dei parti nel 2021 ci hanno pensato anche le mamme straniere, che dalle 95 del 2020 sono passate a 120. Questa crescita, riprende il docente, in parte evidenzia che i sardi fanno meno figli, forse anche per le poche politiche del welfare, con servizi e misure che potrebbero incentivare le nascite. Ecco allora che l'età media delle donne italiane che hanno il primo figlio si attesta a 33 anni, mentre quella delle straniere di 30,8.
Sassari si conferma così città multietnica. Nel 2021 sono di origine nigeriana le mamme più numerose che hanno partorito a Sassari e si attestano a quota 33. Seguono quindi le mamme che provengono dalla Romania, che sono state 13, poi dal Senegal, 11, 7 dalla Cina e sempre 7 dal Marocco. Sono 4 invece le mamme brasiliane, cubane e slovacche, a cui seguono le 3 mamme del Bangladesh e 3 mamme dell'Afghanistan. Si attestano a quota 2 mamme arrivate dall'Albania, Croazia, Pakistan, Ucraina, Bielorussia, Unione Sovietica, dalla Polonia e dalla Spagna. A quota 1 invece le mamme che arrivano da Bosnia, Moldavia, Tunisia, Macedonia, Ghana, Filippine, Colombia, Francia, Guatemala, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Svizzera, Finlandia, Repubblica Dominicana e Germania. Sarà un polo di riferimento per l'ortopedia e traumatologia nel nord Sardegna, oltre che centro di formazione nelle tecnologie chirurgiche in questa branca. L'ospedale Marino di Alghero, con la legge numero 24 dell'11 settembre 2020, dal 1 gennaio è passato all'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Dalla stessa data, inoltre, con disposizione regionale del 31 dicembre scorso, all'azienda di Viale San Pietro viene data anche la gestione del reparto Covid dall'ospedale Marino di Alghero. Dal 1 gennaio, quindi, si apre un nuovo futuro per il rilancio dell'ospedale algherese con la gestione dell'ortopedia e traumatologia del Regina Margherita, che sarà potenziato dalla gestione anche della riabilitazione, struttura già presente all'interno del presidio ospedaliero. Con l'assegnazione alla U di Sassari del Marino di Alghero, la struttura è destinata a diventare il centro di formazione regionale, favorendo inoltre l'attivazione di un polo di sviluppo di rilievo regionale per le tecnologie chirurgiche e ortopediche innovative nel campo della robotica. La recente acquisizione dei robot ortopedici di ultima generazione daranno all'azienda una spinta verso l'innovazione tecnologica e una chirurgia di precisione. Parliamo di un nuovo futuro per l'ospedale Marino di Alghero, afferma il direttore generale della U di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, che beneficerà di una nuova strutturazione tesa sia a salvaguardare la sua importante storia in ambito ortopedico e traumatologico, sia un nuovo percorso in chirurgia ortopedica robotica che garantirà un ancora più importante futuro all'ospedale Marino. Oltre a questo, aggiunge, ci sarà una valorizzazione e potenziamento della riabilitazione funzionale, strettamente correlata anche alla disciplina di ortopedia, che darà un importante supporto a tutta l'azienda. I reparti del Marino faranno parte del DEA di secondo livello della nostra azienda e saranno funzionali anche per la classificazione a DEA di primo livello dell'ospedale civile di Alghero, che acquisterà reparti più performanti ed efficienti in un'ottica di servizi sanitari per la città catalana e il nord Sardegna, decisamente potenziati rispetto al passato. Inoltre, afferma ancora il manager, la struttura entrerà a far parte della rete di formazione delle scuole di specializzazione. Questo sarà un ulteriore elemento di valorizzazione della struttura, oltre che un'occasione di miglioramento per l'assistenza sanitaria ai cittadini. Da ieri, inoltre, la U di Sassari ha iniziato a gestire anche il reparto Covid del Regina Margherita, 45 posti letto ordinari che potranno essere raddoppiati sino a quando sarà necessario, spiega il direttore generale. Un reparto a bassa intensità Covid sarà ospitato al Marino, una situazione che consentirà alla U di Sassari di potenziare la gestione della malattia SARS-CoV-2 nel nord Sardegna. L'azienda di Viale San Pietro, intanto, ha predisposto l'assegnazione temporanea del personale medico infermieristico al presidio ospedaliero Regina Margherita di Alghero. Le attività del reparto saranno gestite dalla struttura di malattie infettive coordinata dal professor Sergio Babudieri. Il personale contrattualizzato da ATS Sardegna, inoltre, sulla base delle disposizioni normative sulla gestione dell'emergenza pandemica, continuerà a svolgere la propria attività nei reparti Covid-19, salve diverse successive indicazioni. Il pecorino grattugiato più distribuito in Sardegna è quello etico solidale.
È quanto emerge dal report del caseificio piemontese Biraghi, che nel marzo del 2017 sottoscrisse lo storico accordo di filiera con Coldiretti Sardegna, dando vita al grattugiato che paga il giusto prezzo ai pastori. La scommessa vinta dal patto prevede infatti un prezzo minimo garantito ai pastori, che devono sempre e comunque ricevere una remunerazione del latte che paghi i costi di produzione, a prescindere dall'andamento del mercato. Non è andato mai sotto l'euro al litro, neppure quando il latte era pagato a 60 centesimi al litro. Il progetto stava ancora partendo. Dall'arrivo nel mercato italiano per il pecorino etico solidale, che da qualche mese è presente anche in delle catene distributive europee, è stato un crescendo di vendite. Da 2 mesi è anche il pecorino grattugiato più presente in Sardegna, con una distribuzione ponderata che a novembre ha raggiunto il 71%. Il primo grattugiato concorrente a una distribuzione ponderata inferiore del 5% è al 66%. A novembre 2021 le vendite del pecorino etico solidale sono cresciute del 44,52% rispetto allo stesso mese del 2020. A marzo invece si è registrato il record assoluto di crescita di vendite in percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno prima, con un più 263%. Ma nel 2021, quando ancora mancano i dati di dicembre, si è anche già stabilito in 11 mesi il record assoluto di vendite con 1850 quintali, con una media di 167 quintali al mese rispetto ai primi 11 mesi del 2020. Nel 2021 si è venduto il 46% di quintali in più. I dati dell'accordo di filiera con Biraghi a distanza di ormai 5 anni devono far riflettere tutti i protagonisti delle filiere agricole, dal produttore alla distribuzione, a maggior ragione oggi che il prezzo è buono, almeno per il pecorino. Ma il discorso vale anche per gli altri prodotti, e il ragionamento del presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu, dimostra che gli accordi seri, virtuosi e trasparenti, che coinvolgono e danno pari dignità a tutti gli attori della filiera, funzionano e danno soddisfazione economica a tutti. Da quest'anno i produttori hanno a disposizione anche lo strumento importante della legge contro le pratiche sleali, che li tutela, ma è soprattutto la cultura che deve cambiare.
sei. Ma baciare non ti posso mai, sempre tra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con me. Amici 3G, continuate a seguirci, questo è semplice, guardate teleg.tv e ci portate ovunque nel mondo, continuate a seguirci. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale è tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. TeleG guarda al futuro. La nostra emittente già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna, ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet. Digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo. La potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.